L'unico dato certo è che sarà blindatissimo. Si terrà sabato 6 luglio e sarà celebrato dall'arcivescovo di Canterbury, lontano da occhi indiscreti, nella cappella privata del castello di Windsor. Per la seconda volta Lady Markle e il marito Harry vanno controcorrente, come quando non sono voluti comparire in pubblico col bebè appena dopo la nascita. Per conoscere Archie ci sono voluti 2 giorni di attesa. Perciò in Gran Bretagna molti sudditi britannici sono delusi dalle scelte della coppia reale. I duchi del Sussex hanno deciso che il battesimo di Archie si svolgerà in forma privata. Di fatto è una consuetudine per i nuovi nati della famiglia reale, ad eccezione dei figli di Sua Maestà e degli eredi al trono. Quindi nessuna novità in realtà. Ma Harry e Meghan si sono rifiutati anche di rivelare i nomi dei padrini e delle madrine di Baby Sussex. In ogni caso, tra i padrini e le madrine più probabili ci sono Georgia Mulcahy o Serena Williams, ora impegnata a Wimbledon, o Jessica Mulroney, la migliore amica di Lady Markle. I genitori divulgheranno dopo il battesimo alcune foto della cerimonia. La regina Elisabetta non dovrebbe essere presente, ma d'altro canto era assente anche agli altri battesimi reali. Sull'outfit di Meghan non ci sono indiscrezioni. Probabilmente indosserà un abito di Givenchy, la griffe che l'ha vestita nelle occasioni più importanti. E questo è il dubbio britannico del giorno. Sarà crema o blu cobalto come Lady Diana? E noi rimarremo in attesa.